Ciao, sono Christian e oggi vi parlo della corrente artistica italiana dell'arte povera. Il nome arte povera fu pensato dal critico Germano Celant nel 1967 in occasione di una mostra a Genova e rappresentò una delle neoavanguardie più originali del panorama europeo degli anni 70. In controtendenza con l'estetica dell'epoca, dominata dalle tendenze pop e minimaliste, fu caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di elementi naturali, rame, terra, acqua o pietra, in alcuni casi perfino animali in carne e ossa, come i celebri 12 cavalli esposti da Kunellis nel 1969. Principali figure del movimento furono gli artisti che parteciparono alla prima mostra del 1967, Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Luciano Fabbro, Emilio Prini, Giannis Kunellis e Pino Pascali. In seguito la definizione arte povera fu applicata anche alle opere di Mario e Marisa Merz, Michelangelo Pistoletto, Pierpaolo Calzorari, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio e Pietro Gilardi. Il movimento si sviluppò alla fine degli anni 60, ma rimase attivo per tutti gli anni 70. L'arte povera ebbe il suo epicentro a Torino, dove operavano le gallerie Christian Stein, Sperone e Notizie, che da subito sostennero gli esponenti del gruppo, ma ad ogni modo raggiunse presto un'affermazione internazionale. Questo movimento si concentrò su una riscoperta della natura come energia vitale, riflettendo sulle condizioni primarie dell'esistenza. A un'arte ricca, basata sulle scoperte scientifiche e tecnologiche, veniva contrapposta un'arte povera, un'arte che non voleva giudicare o interpretare, ma semplicemente conoscere e percepire il fluire della vita. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!